Professor Galli, come si conviene in un processo è sempre necessario un testimone, chi meglio di uno scienziato che della realtà è testimone? Io non sono uno scienziato, sono un testimone del mondo della scienza ed è una testimonianza importante perché oggi la scienza e la tecnologia sono fattori decisivi, no, della nostra società. Quindi in questo modo ho inventato, bellissimo, di Elisa Greco, di portare a tema la contemporaneità attraverso i processi della storia. Assomiglia tanto a quello che nel passato antico era il teatro greco, che ci ha dato e ci ha lasciato testimonianze straordinarie che ancora oggi rappresenta un modello di grande importanza, cioè quello di portare a tema quelli che sono le realtà della contemporaneità utilizzando lo strumento del teatro, che è divertente, che rende possibile parlare di cose contemporanee alludendo al passato, quindi senza quella, è stato detto oggi in conferenza stampa, no? Senza quell'ideologia che ognuno si porta appresso per la contemporaneità. Quindi è uno strumento di grande valenza e devo dire che essere testimoni in un circuito di questo genere, no? Occasionalmente, con questa metodologia anche di non dover imparare un copione ma di recitare a braccio, no? Di essere al cospetto di un pubblico che poi valuta l'insieme e decide, è una bella esperienza. Ed è, come mi piace sottolineare, non soltanto un'esperienza personale, questo per carità è sicuramente vero, ma è un'esperienza di civiltà, è un modo per parlare con simpatia, con distacco se vogliamo anche, ma contemporaneamente con passione, i temi che sono importanti per tutti noi, ma di farlo in un contesto che consente quella serenità d'animo che comporta un processo di civilizzazione del dibattito di cui abbiamo grande bisogno.